Salve amici, un ulteriore video nel contesto della critica in senso filosofico del pensiero di Emanuele Severino. Riassumendolo in breve, in brevissimo, Emanuele Severino sostiene che nulla divenga, nulla cessi di esistere. Ora ripropongo un esempio che ho proposto in altre situazioni anche davanti a lui e lo approvò. E questo, vedete questo pezzo di carta. Ora, se io lo strappo non è divenuto, è venuto a mostrarsi il pezzo di carta strappato che era celato precedentemente all'apparire. E come adesso sto per strapparlo, ecco, questo è un nuovo eterno venuto a mostrarsi, eternamente essente, da sempre, per sempre, per un istante si mostra, secondo una parola che lui stesso ha usato, nella finestra della coscienza. Ecco, era eterno ed è tornato eternamente a celarsi, perché intanto stanno accadendo mille altri avvenimenti che si presentano nella finestra della coscienza, che eternamente erano, si sono mostrati per un istante e tornano eternamente a essere, ma celati da questa finestra, rispetto a questa finestra della coscienza. Ho proposto certe critiche, ricordate quella che troverete nei video, no, del dito che si scotta, che non può essere eterno in quanto l'esperienza della scottatura io la sento adesso, non lo sento dall'eterno e ora che si è celato dovrebbe essere eternamente esperito, ma questo non accade e quindi a mio avviso sul piano dell'esperienza la visione di Severino crolla perché non succede quello che vediamo che succede e sentiamo che succede. Ma adesso questo è affrontato più in dettaglio nei video precedenti. Vorrei toccare un'altra questione. Cioè, il pensiero di Severino, a mio avviso, può essere aggredibile filosoficamente. Io gli volevo un gran bene, eravamo amici. Filosoficamente aggredibile inizialmente è verso il termine di ciò che appare. Cosa vuol dire questo? Vale a dire, la domanda deve essere anche che cos'è ciò che appare, il fenomeno, cos'è, come si presenta. Un aneddoto, qualche anno fa, non tantissimi, saranno un paio d'anni prima che morisse, partecipò ad un convegno a Padova, organizzato dalla professoressa Ines Testoni, che è stata anche sua allieva. Ad un momento conclusivo, a una sorta di tavola di tutti i relatori, era presente anche Vitiello, il filosofo. Vitiello, filosofo ormai penso a riposo professionalmente, non dal punto di vista del pensiero, è un pensatore acuto e gli chiese: va bene, tu parli degli eterni. E Vitiello aveva davanti a sé una bottiglia dell'acqua minerale, quella presente sui tavoli dei relatori convegni, avete presente? Ma adesso io qui non ho una bottiglia di acqua minerale, posso prendere una tazza. Disse: tu dici che tutti gli eterni, tutti gli appariri, è termine che Severino usava, tutti gli appariri, ogni apparire è eterno. Ma, chiese Vitiello, ma cosa è questo precisamente? Cosa è questo che tu assumi essere eterno? Cioè, reclamava una indagine filosofica, fenomenologica, di ciò che è assunto essere eterno, dall'eterno, per l'eterno, si dà in un momento di apparire nel lume della coscienza. Quindi cos'è precisamente questo?
fece questa domanda. Io assistevo al convegno con a fianco un amico, un caro amico. E quindi c'è un testimone. E disse al mio caro amico, stai attento. Io Severino lo conosco molto bene, ma non solo lui, no? Conosco tanti intellettuali, pensatori, sulla cresta, no? Quelli che hanno avuto successo nel loro campo, che sono rinomati. E dissi, stai attento, come riuscirà a non rispondere? Stai attento, segui adesso come si svolgerà il dialogo. Non erano gli unici due, Severino e Vitiello, c'erano altri partecipanti. E dico, stai attento, userà una strategia che io conosco e non risponderà. Ne hanno diverse di strategie, non una sola. E infatti, metti che fossero cinque i relatori presenti a questa tavola rotonda, anche se non era rotonda, Severino, dopo la domanda di Vitiello, che fu l'ultima delle domande, disse, dunque, a mio avviso era anche imbarazzato, disse, cominciamo dalla prima domanda. Quindi si parava dietro a altre quattro domande, no? Ci sarebbe voluto tempo e così via. E questa è una strategia. Cominciamo dalla prima. Ai miei occhi erano domande non così radicali, non meritavano una risposta, se non per correttezza, ma la questione di Vitiello su che cosa è questo che si assumerebbe essere eterno, mi sembrava la più pesante, la più interessante anche per il pubblico. Ebbene, Severino disse, cominciamo dalla prima. E poi tergiversò su questioni assolutamente, non me le ricordo neanche, insomma non erano importanti, non erano grandi questioni. Il tempo passava, passava, passava e naturalmente quell'incontro, quel momento del convegno aveva anche un termine, un orario. Si giunse a ridosso dell'orario di conclusione e solo a quel punto Severino si girò verso Vitiello e disse, e tu? Cosa mi avevi chiesto tu? E dissi, hai visto, il mio amico, hai visto? È riuscito a non rispondere da applauso, no? Strategia di elusione da applauso, no? È riuscito a evitare ciò a cui non poteva rispondere. Va bene, lo ricordo con simpatia, ma queste strategie da parte di eminenti personaggi intellettuali per comunque non entrare in imbarazzo, non essere messi in imbarazzo, io ne ho viste tante dal punto tale che ho saputo anche prevedere e ho detto al mio amico, stai attento, vedrai come riuscirà a non rispondere. Lui ed altri, anche di diversi, potrei raccontare diversi aneddoti a riguardo, sono strategie. Io li chiamo i ninja. Sapete, i ninja erano quegli agenti segreti del Giappone medievale, quegli agenti che venivano mandati per assassinare un avversario politico, così via, erano addestrati, non erano come i samurai erano grandi guerrieri, ma luminosi, no? Vedi la katana, la spada, uno contro uno contro cinque. Il ninja era una specie di fantasma che non si coglieva, che appariva e scompariva, era il guerriero della notte, no? Vestiti di nero, no? E quando i samurai, durante un attacco dei ninja al loro padrone, riuscivano a mettere in angolo il ninja, 3-4 samurai abili, no? Con le spade puntate verso di lui, e questo si trovava in angolo, non c'era via di fuga, come faccio, no? C'è solo questo, due occhi, così, e bardati di nero. A un certo punto il ninja prende da dietro, da una sacchetta, sacchetto che è dietro, prende qualcosa, lo butta, puff, una cortina fumogena, no? Densa. I samurai sono distratti, non capiscono, sono confusi. E quando la cortina si disperde, la cortina fumogena si disperde, il ninja non c'è più. Ecco, per questo li chiamo i ninja, no? Tu non puoi prendere in angolo
in modo tale da suscitargli un imbarazzo durante un convegno uno di questi personaggi. Non lo accetterà mai, ha tutte le sue strategie per uscirne. E la strategia di Severino in quella circostanza fu di aspettare la fine del tempo dedicato a quel confronto tra relatori. E in effetti, 2 o 3 minuti dopo la fine, prima della fine di quel momento, dice: tu cosa mi avevi chiesto? Tutto quel tempo andava dedicato a una questione così importante come che cos'è, no? Che cos'è un apparire? Cos'è un apparire? Bene, ecco, dal momento che l'apparire, il singolo apparire, resta nella vaghezza, possiamo anche dire che sia eterno. Ma cosa è eterno? Cos'è che è eterno? Per esempio, questa fiamma. Si può dire che è un evento eterno? Ma si può dire che la fiamma abbia 2 istanti identici? La fiamma è, cioè, non è afferrabile. Ha senso dire che è una miriade di istanti? È una costruzione mentale. Noi non siamo in grado di dire questo, che è una miriade di istanti. Cioè, non ha senso definirlo. Chi si intende un po' di fisica sa che un evento a livello quantistico, a livello sottilissimo, non è afferrabile nel suo protrarsi, nel suo mostrarsi. È il principio di indeterminazione di Heisenberg, no? Cioè, c'è sempre un certo senso di vaghezza, oltre sotto la quale limite non si può entrare. Un caro amico, nonché professore di fisica, compianto perché è morto purtroppo, il professor Rodolfo Bonifacio, della Statale di Milano, propose una teoria molto interessante in cui si chiedeva del cronone, cioè esiste un quanto di tempo, cronos in greco è tempo, no? Esiste un quanto di tempo. Io ero presente quando espose la sua teoria con elementi di grande novità, ma io non ho le qualifiche per poter concludere niente. Io ho solo apprezzato molto la domanda, questa grande domanda che lui si fece. Non esiste un quanto di tempo? È una cosa controversa in senso fisico. Non si sa cos'è un istante. Ci sono dei margini indefinibili, capite? Dei margini indefinibili. E quindi dire che questo è un apparire può valere solo nel contesto di un pensiero ingenuo, di un pensiero illuso. Se andassimo veramente, come il professor Vitiello chiedeva, andare a vedere cos'è questo, non nei termini di è una fiamma, una violenta ossidazione di comburente e carburante nel contesto di eccetera eccetera. Non è solo questo, non è solo una definizione di questo genere, ma se dobbiamo basarci sull'esperienza, abbiamo fatto questa esperienza di questa fiamma, cosa vuol dire questa fiamma? Quale? Quella dell'inizio? Questa del stare per accendersi? Ma cosa vuol dire? Oppure il momento in cui si spegne? O il momento, l'intervallo in cui sta durando? Ma vedete che è cangiante, muta sempre. A cosa ci stiamo riferendo quando diciamo un apparire? Questa indagine del fenomeno assunto nel pensiero di Severino come eterno non è stata fatta. Non è stata fatta. E ci sono, dal punto di vista filosofico, in Occidente e in Oriente, penso alla visione straordinaria di Nagarjuna, un grande pensatore indiano nel contesto del buddismo, ci sono analisi critiche, no? Sulla possibilità di afferrare il fenomeno in modo tale da poterlo definire essenzialmente, secondo un'essenza, fermo, come un'idea platonica. Questo viene criticato profondamente. Ecco, Severino si è sottratto a questo tipo di analisi, che a mio avviso è un'analisi piuttosto importante. Allora, dire che tutto è eterno, a mio avviso sembra una grande affermazione, ma patisce di molta ingenuità. Ingenuità che
l'occidentale fa fatica a cogliere perché non conosce nel contesto mondiale, planetario, della cultura, quante e quali critiche sono state poste, avviate a questo tipo di la critica del fenomeno, la critica dell'apparire, la critica dell'essenza, la critica... questo credo che sia un punto su cui riflettere. Ora, questo è solo un primo contributo, lo allargherò con altri aspetti che a mio avviso sono carenti per chi voglia affrontare il pensiero di Severino, un pensatore che io come persona ho amato tanto, c'era una buona relazione tra di noi, ecco, ma fin dall'inizio io ho organizzato 3 settimane intere in anni distinti, in cui il professor Severino mattina e pomeriggio esponeva il suo pensiero a un pubblico di appassionati, non specialisti e qualche specialista, che naturalmente perché il nome di Severino coinvolge poi tanta gente, e poi l'ho conosciuto al di là delle lezioni personalmente, no? Nei momenti di libertà, passeggiavamo insieme, discutevamo e così via. Quindi io, il professor Severino, io ho voluto molto bene, continuo a volergli bene e lo rispetto perché ho gustato le sue lezioni, la sua capacità, il suo eloquio, la precisione con cui esponeva il suo pensiero, ma avendolo conosciuto così bene so anche quando si imbarazzava filosoficamente e ci sono senz'altro dei varchi nel suo pensiero. E vorrei fare un'ultima considerazione. Allora, voi sapete chi era Carlo Marx, filosofo arcinoto, universalmente noto. Bene, ci sono pensatori marxiani, vale dire che si ispirano al pensiero di Carlo Marx, e ci sono i marxisti. I marxisti sono coloro che detengono, si tengono fedeli a una fede, alla fede assoluta verso il pensiero di Carlo Marx, no? Per dire, non so, Lenin era un marxista. Ci sono invece pensatori, anche nel contesto europeo-italiano, che sono invece marxiani, cioè tengono in profonda considerazione il pensiero di Marx, ma non sono totalmente fidelizzati a quel pensiero. Ecco, con Severino succede qualche cosa. Io sono interessato al pensiero di Severino. Io propongo addirittura, secondo me dovrebbe essere insegnato a scuola profondamente, perché è un modello così che offre spunti talmente fecondi alla critica, tali da poter esaminare anche ogni altro pensiero filosofico, essendo questo ciò che rappresenterebbe una specie di fulcro con cui cimentarsi. Ma io, da questo punto di vista, sono molto interessato al pensiero di Severino, ma non sono un severinista. Potrei dire così, severiniano in quanto stimolato, ispirato, ma non un severinista. Invece è incredibile, il pensiero di Severino ha creato dei severinisti, degli attivisti, come io sono nato in Jugoslavia ai tempi del comunismo, noi da bambini vestivamo la bustina con la stella rossa, noi eravamo i piccoli pionieri del comunismo. Ecco, io non mi considero, io sono molto, molto intrigato al pensiero di Martin Heidegger, ma io sono un heideggeriano, non sono un heideggerista. In Heidegger io trovo delle zone non ben definite, che sono passibili anche queste di una certa critica. Non sono severinista. Capite? Ecco, questa distinzione dovrebbe essere tenuta presente tra coloro che si cimentano col pensiero di Emanuele Severino. Bene, continueremo. Vi saluto e alla prossima puntata.